Questo è un contorno che faccio spesso perché è pronto in 10 minuti e piace molto ai miei amici. Sono Pam e questo è il mio canale Sana, Veloce, Vegetariana. Tolgo la parte verde che però non butto, la userò per la pappa dei cani o per il minestrone. Taglio sottile la parte bianca e per far questo è molto efficace la mandolina. Attenzione alle mani! Per tagliare questo cipollotto uso invece l'indispensabile spelucchino. Chi lo preferisse potrebbe sostituire il cipollotto con il più delicato e digeribile scalogno. Per il bagnetto ho versato in una ciotola 30 g di olio, sul quale deposito un cucchiaino abbondante di curcuma, seguito da circa 3 g di sale, da 5 g di semi di finocchio e da 5 foglie di salvia minuziosamente spezzettata. Rimesso energicamente e, ops, dimenticavo la scorza di mezzo limone, elemento fondamentale purché il limone sia da cultura biologica. Rimesto con rinnovato vigore affinché il bagnetto possa unirsi ai finocchi crudi e anche questa fusione avviene grazie al mescolamento a due cucchiai. 10 g di olio d'oliva è quanto mi occorre per far rosolare a fuoco medio il cipollotto, cosa che avviene nell'arco di un paio di minuti. Dopodiché irrompono sulla scena i finocchi conditi. La commistione di tutti gli ingredienti ha inizio per effetto del rimescolamento che deve avvenire a fuoco medio-basso. Durante la rosolatura la padella deve essere coperta. Mi accerto dell'uniformità della cottura girando i finocchi ogni tanto e se occorre aggiusto di sale. Dopo 10 minuti il contorno è pronto. Lo presento liberandolo da un coppa pasta e decorandolo con un po' di finocchietto.